Buongiorno, Buongiorno. oggi dal giardino. Con questo splendido portatelefonino che ha fatto una somma persona. Tanto lui gli ho dato la palla, una vecchia palla da calcio comprata 1 euro, lui si sta scialando. Almeno non prende i sassi. Per Riprende lo il stesso i momento. sassi. Per Appena la palla lo annoierà, comincerà a prendere i sassi. Vabbè, oggi siamo dal giardino. A prenderci il sole perché il sole bacia i belli e quindi sta baciando Cookie. E Esatto. poi noi siamo di contorno, giusto? Spero che si senta bene perché. Adesso alziamo un po' la voce, così tutti i vicini ci ascoltano. Così. Lo stanno dicendo quelli. Oggi così. Volevamo fare un video per lunedì, però non avevamo voglia di fare ricette. O di fare il solito video seduti a tavola. Intanto sapete che è l'una in cui noi stiamo registrando questo video. Volevamo stare fuori. E comunque adesso abbiamo preso in questi ultimi giorni stiamo uscendo. Dopo mangiato stiamo uscendo. Se i Sì, capelli non li perché sopporto più. giù di sotto è un po' freschetto ancora, no? E dopo pranzo comunque un po' di freschino prende, quindi fuori si sta benissimo. E allora Sì, preferiamo poi stare fuori ne piuttosto che... approfittiamo anche perché, visto che in passato abbiamo avuto carenza di vitamina D, Sì. adesso il sole non è caldo caldo da non riuscire a stare, si sta bene, quindi perché non approfittarne? E Invece allora di accendere la ne stufa, approfittiamo. Ma secondo me non accendere la vale la stufa è pena. un po' tanto, Ci stiamo al sole. eh. Vabbè, non abbiamo un vero. No, lasciate, lasciate. È Non passato. andava bene messo così. È passato Eddie. Praticamente c'è un'ape del legno. È grande così l'ape del legno, è tutta nera. Eddie non la sopporta. Viene sempre qua perché abbiamo le travi di legno. Viene sempre a ispezionare, no? Sì, perché se non sbaglio l'anno scorso, 2 anni fa, una un pochettino più piccola di questa qua, così, un pochettino più piccola perché non era grossa così. Cookie, basta recarmi. E c'è un buco lì in questa, se non sbaglio, in questa trave qua. E Sì. Sì, lei c'è entrata dentro e si è fatto tutto lì. loro fanno così. E tira, non c'è, la odia, non la sopporta, quindi ogni volta che la vede Ma perché Eddie deve ragiona che andarsi dietro. solo un animale di colore nero può stare in questo ambito casalingo? In questo momento c'è lui, quindi stop. Quindi di giorno c'era con l'ape, la sera c'era col topo, con John, e poi John è grande così. È È un grosso bel bestione. come Cookie più o Sì, meno. esatto. Infatti, Cookie quando sento rumore da fuori, mi faccio finta di niente, dormo. Così non mi mandano fuori a controllare. Ci mandano solo il fratellone Eddie. Ma ci vuole andare lui di suo. Ma che ce l'hai adesso? Ma tutta Lui questa roba qua. si scatena. Lui da quando siamo qua, all'inizio non voleva stare fuori perché non era abituato, ma appena si è abituato, basta, lui adesso si scatena. Cioè, proprio è rinato, non era così quando eravamo in appartamento, nonostante cercavamo di fargli passare tanto tempo fuori. Passavano tanto tempo Sì, fuori. riportavo al fiume spessissimo, li lasciavo liberi, li portavamo al mare, venivamo qua su in montagna. Montagna noi lasciavamo liberi. No, no, vabbè. Però non era la stessa cosa che avere in giardino e farsi i cavoli suoi, scavare le buche, cercare di rincorrere gli animali. Scavare nuove buche perché quelle vecchie ormai sono noiose. Infatti ieri ho Sì, scavato una nuova buca laggiù. esatto. Abbaiare a qualcosa che si muove, Ha un telo che si anche se è muove. il telo che lo muove il vento. Infatti da quando siamo qua lui mangia. Prima non mangiava, adesso mangia, è proprio... È il suo ambiente, per lui è nato in campagna, anche se c'è stato neanche 3 mesi Non era proprio comunque. campagna quella. Beh, campagna, dai, più o meno. Comunque non è un cane di città, come comunque era nato in centro a Sanremo praticamente. Basta! Dici sì, ma poi continui. Comunque invece cane d'appartamento, non gli piace stare qui più di tanto, non... Però cosa dobbiamo fare? Eddie sarebbe, se fosse una persona, sarebbe il classico ragazzo vestito tipo stile Clark Kent. Ok? Giacca, giacca, camicia a scacchi, quelle lì scozzesi, Adesso okay? ce l'ha con che cosa? Ah, la palla. E jeans con scarponi. Cookie invece classico fighettino, figlio Fighetto, di con papà, col maglioncino qua. maglioncino, tutto gnie gnie gnie, con la macchina super figa. Eddie magari con Land Rover scassato, poi la Jeep tipo quella scoperchiata di MacGyver che va ovunque.
Eddie sarebbe così. Eddie molto selvaggio che si sporca. Infatti, ieri io ho dovuto fare il bagno perché ieri è davvero esagerato. Si è accucciato in una roba marcia. E no, visto che dorme sul letto. E sui suoi si sporca tutto ricoperto di roba. Mentre qui è Ma è sempre super felice, quando fa pulito. Sì, è così è felice. felice. Cioè è sporco che tu dici no, tu in casa non entri, ti guarda sì che ci entri. Felicissimo Sì. però, mamma mia. Infatti io lo lascio alla fine. Sì, adesso ha preso il Adesso si è legnetto sdraiato nella dove taglio la segatura. legna, che c'è un po' di segatura appiccicata per quando ha piovuto, che bisogna aspettare che si asciughi bene per toglierla. Lui è lì. Adesso è Qui asciutto c'è abbastanza, però ho anche tutto fatto un cenno di lo occhio. scarto che sta volando ancora da sopra del Sì. vicino, perché di nuovo tutto sporco. È saltato un po' di vento stanotte, di Sì, è nuovo tutto vero, ieri l'ho sporco. pulito per bene, di nuovo tutto sporco. Vabbè, sporco, è erba. Ma Sì, erba. che faccia felice che c'è, un sorridente. vabbè, di nuovo zozzo. Lui infatti di secondo me fa zozzolino. Sì, zozzolino lo chiamiamo. Anche quando va al mare, lui si ricopre tutto, si impana praticamente, lui si bagna e poi si rotola nella sabbia e Cookie quindi è tutto invece è impanato. impermeabile. Hanno passato davanti sopra il pelo un impermeabile per legno, perché è possibile, cioè non piglia Sì, una io gli goccia. butto l'acqua sopra, vedete Scende. la goccia che è tipo le anatre, no? Dite, com'è possibile? È così. Comunque lì, in un punto dove c'è un pochino di segatura e un po' di terra che c'è finita sopra, e molto probabilmente anche qualche residuo della loro cacca, ci è cresciuta spontaneamente una cima di rapa, che ovviamente non raccoglieremo perché che schifo, ci fanno anche la pipì. Però è venuta benissimo ed è spuntata nel giro di pochi giorni. Ha fatto il broccolo, adesso è Che è più grosso fiorita. della pianta, il Sì, broccolo. è fiorita. Cos'altro ha preso? Un pezzo di legno. Farà i semini che svolazzeranno in giro e spunteranno altre cime di rapa dappertutto. Per ora, domanda seria per tutti. Anche voi, quando, cioè, comincia a uscire un po' il sole, quando avete la possibilità, uscite e state fermi così. Certo, è così. Sì. Non proprio così, però c'è possibilità, si esce, si sta. Cioè io non sono mai stato il tipo da far così. Io avevo sempre un bisogno di qualcosa, cioè tipo c'è il sole, si può vado a giocare a calcio, da farmi un giro in bici o Anch'io. qualcosa, non farlo. Però ultimamente sarà anche perché non riesco, non posso fare grandi cose. Però quando c'è il sole, io ho detto a lei, magari quando c'è un po' di sole esco fuori anche dopo mangiato. Mezz'ora, un'ora, ieri ci siamo stati 2 ore, 2 ore e mezza Beh, anche. però ci siamo messi anche a pulire. Ci siamo. Ah, hai fatto. Io Beh, ti ho tu solo mi tenuto. tenevi i Io ti ho sacchetti. messo tutto il sacchetto e mi sono sporcato i piedi. Ecco. Beh, tu fungi da bidone della spazzatura. Me lo diceva sempre mia mamma da piccolo quando mangiavo tanto. Beh, mangia, mangia, che tanto tu sei il bidone della spazzatura. Alla fine, sono diventato il bidone della spazzatura. Che ci posso fare? Però Senti, però davvero. esci da lì, dai! Però davvero, quando c'è il sole, adesso, soprattutto adesso che comincia a fare caldo, si sta bene fuori. Io adesso sono addirittura Beh, in però pantaloncini, eh. all'inizio. Io non so se si vede, perché, ti sono in Io anche pantaloncini. vorrei E mettermi le ciabatte che devo lavare. prenditi, c'hai Piacerebbe l'infradito? togliermi. Cioè, dici che c'hai oggi? Sì, dovresti averci. Cioè, a parte il fatto che c'hai i sandalini qui là, ti puoi mettere i sandali. Pausa, momento pubblicità. Eccoci qua. Siamo qui a pubblicizzarvi questa sedia super poco ergonomica con un buco fatto da una mazzetta che è caduta. Il tutto ecosostenibile perché è riciclata, ce l'hanno data altri. Alla modica cifra di 10.999 euro. Solo per voi, per i prossimi 30 persone che chiamano, nei prossimi 30 minuti avranno questa sedia per 10.999 euro. Ecco a voi questa imperdibile. Sedia tutta devastata, consumata, colorata, ci avrà 30 anni, non lo so, forse qualcosina meno, qualcosina di più, ma solo 10.999 euro. E avrete l'onore di avere anche all'interno un nido di vespe abbandonato. Così potete farci un urbex di vespe abbandonate, di nido di vespe abbandonate, Regolabile, ricordiamo, per la sola modica eh? cifra di 10.999 Potete anche euro. sdraiarvi. O stare seduti Oppure dritti. fare avanti e indietro così, intanto fate anche una sorta di finta panca per gli addominali. Cioè, Esatto. qua avete un tutto in uno per soli 10.999 Di euro. terza mano, Affrettatevi, quindi. affrettatevi, affrettatevi.
Ok, sponsorizzazione finita. È ancora verde questo, sì. Sì. Piedi nudi, non si vedono, eccoli qua. Ma io mi sono messo le ciabatte perché, caperte perché voglio far prendere anche un po' di sole ai piedi. Eh sì, che poi i piedi restano neri e bianchi, No, c'è cioè io il non è per segno quello, perché delle comunque calze. c'è da dire che con la scusa che non riesco a muovermi bene, che l'anno scorso ho usato soltanto il tutore, cioè le gambe che sono bianche, poi soprattutto questa qua a sinistra. Ma secondo me dovresti fregartene che si vede, anche che metti i pantaloncini e si vede il tutore, alla fine Dovrei che te ne prendere non frega. Vabbè, questo tutore, ma dovrei prendere l'altro tutore. però per Quello dire, sì, vuole battermi le balle, che te però. frega. Infatti, l'anno scorso, tutta l'estate, perché è brutto vedere questo coso, è un coso enorme. Vabbè. Sono andato sempre in giro, sempre con i pantaloni lunghi, sempre. Al massimo che ho fatto, ho messo i sandali, perché purtroppo le infradito non riesco a metterle più, perché mi scappano le ciabatte, non avendo più la forza anche da tenere bene le ciabatte, mi scappano. E quindi ho preso dei sandali che assomigliano, come si chiamano? Scavando, prendere, boh, non so, pezzo di legno. Trovato un pezzo di Pezzo di legno. legno. È di legno che trovi, va nella legnaia. Vabbè, ho trovato quelli che assomigliano, com'è che si chiamano quei sandali lì? La marca originale? Birkenstock. Birkenstock, o come cavolo si chiamano. Naturalmente non originali, perché costavano un patrimonio. E sono gli unici che riesco a utilizzare. Adesso quest'anno, se riesco, visto che questi qua cominciano a rompersi, proverò quelli classici vecchi che si usavano una volta che mi comprava mia mamma in estate. Ma quelli classici tipo, io mi ricordavo la Michael, la Riders, quelli che sembrano tutti morbidi, sembrano fatti con le scarpe da ginnastica ritagliate. Se te li farò Mamma mia. vedere. Poi anche voi da bambini avevate i vostri genitori che vi compravano i sandali, quelli colorati trasparenti, con i quadratini che quando si abbronzavano i piedi sembrava che avevi una scacchiera per giocare a scacchi. Io Belli quelli. Mi piacciono. l'ho sempre odiati. No, mia mamma mi comprava i sandaletti carini. Me li Mia mamma faceva scegliere prendeva a me. quelli che costavano poco, perché io scarpe aperte mai. Mia mamma tante volte, mettiti le ciabatte, mi comprava le ciabatte e io le lasciavo a casa. Andavo in giro con le scarpe da ginnastica, mai andato in giro con i sandali. Lei mi ha cominciato a far uscire con le ciabatte. Ma sì, ma i piedi hanno bisogno, cioè non è che possono stare sempre Ma infatti io avevo dei problemi, avevo soffocati. sempre il pollice che mi veniva sempre una sorta di, non so come si chiama, però mi si gonfiava la pellicola, la cicciosa qua esterna, la cicetta esterna mi si gonfiava e io devo stare lì per settimane con una pomata, con il siero di vipera, col veleno di vipera per far riassorbire tutto, perché se no mi usciva, continuava a uscire pus. Invece da adesso, da quando porto le scarpe aperte o anche semplicemente faccio respirare, come tanto magari usciamo solo qua, sto così, oppure che esco con le scarpe, che ci sediamo, tolgo le scarpe, le ciabatte, le calze, sto coi piedi liberi. Ma anche a Mi piedi nudi, a me viene piace un sacco stare a piedi nudi, io appena posso mi levo tutto, anche in casa, sì, qua tipo fuori non riesco, andiamo, io non riesco a vabbè qua no, camminare. neanche io, però tipo andiamo, c'è il prato, via, subito le scarpe, appena arriviamo Io in non spiaggia riesco. le scarpe spariscono, mi si staccano dai piedi da sole Io non praticamente, riesco perché io sento ogni granello di anche polvere non in sotto e non estate. riesco a camminare. Dipende da dove lo prendo e non riesco, cado perché perdo la forza, Vabbè, boom. ok, però io non ho questo problema. Adoro stare a piedi nudi. Fa Oggi comunque facciamo un video proprio di caldo. quelli come piacciono a voi. C'è proprio video che parliamo ma senza senso. Sì, Con sì. l'unica Beh, cosa cambio di location, non c'è più la ma cucina. magari se riusciamo, se stasera non è freddo, possiamo provare a fare la live qua fuori. Ma non è quello, paura della luce, paura che poi come facciamo? Ancora è giorno. Ma fino alle 8, noi di solito facciamo sempre fino alle 9. Ma cominciamo alle 8, comincia. Oggi Vabbè. facciamola dentro, valutiamo. Se valutiamo che alle 9 c'è ancora luce e tutto, la prossima Settimana live. prossima farà freddo. Proviamo. Non lo so, però se no bisognerebbe portarci qua qualcosa che nel caso illumina. Possiamo valutare poi comunque, dai. Guarda, è già tutto zozzo, ma lui è felice. Che sta a Poi prendere con abbaia contro non si sa qualcosa. chi. Si muove una foglia, perché ti sei mossa e si incalza così? Non si mangiano le api! Ma lui, se gli passi vicino, lui cerca di prenderti.
Mi ha rotto le balle. Qui è terribile con le mosche. Appena gli passa una mosca vicino, lui la prende, riesce a prenderla. Oppure se c'è una mosca ferma, lui sta immobile, la fissa. E appena la mosca gli si avvicina, in un secondo lui l'ha presa. È velocissimo, una roba allucinante. Per quello che lo chiamiamo Killer Cookie. O come abbiamo fatto nel suo negozio di felpe, queste cose qua, c'è la maglietta con Assassin's Cookie. Sì, è bellissimo, andate a guardarlo. Va bene, Sta facendo la spesa? adesso poi appena posso me la compro io la maglietta o la Sì, felpa, non lo anch'io mi so, compro Assassin's la Cookie, perché maglietta. quella è bellissima. Cookie no. Cookie? Lo so che ci stai pensando, ma no. A fare cosa? Devo uccidere l'ape. No, le api sono importanti. Senza api niente più verdurine. E quindi niente più pappa. Esatto. Perché bisogna sempre metterla sulla parte seria, perché sennò non c'è argomento che tenga. Neanche più legnetti. Non Bello sto sentendo caldo. spari, Meno male. stranamente. Ma hanno riaperto comunque poligono di tiro all'aperto. Però oggi ancora non ho sentito spari. Meno male. Ma tanto non penso che lo chiuderanno. No. Ma non si può fare niente, anche perché se io sono proprietario del terreno e lo do in concessione a chi lo gestisce, per aprire una cosa del genere è legale. Sì, però non Non si può fare dovrebbe. se tu lo fai in un terreno, ma non c'è Io questo polo. capisco, a me non Eddie, basta, non è un interessa supermercato che è la legale. legnaia. A me non interessa se è legale, anche che è legale non significa che sia giusto. Non sto dicendo giusto o Ci sbagliato, sono i perché per me è posti, i luoghi sbagliato, al chiuso punto. apposta per fare queste cose, perché farlo in mezzo al bosco. Io poi non penso neanche che raccolgano tutte le schifezze che lasciano. Non penso. Vedete, trovando, quant'era, 2 mesi fa, 3 mesi fa, forse un po' di più, i bossoli Sì, da da Simone, in Simone. mezzo a dove li mettono anche da mangiare, Mi quindi sono dovuto vedete voi togliere tutto quanto io. la lampadina addirittura della macchina dentro. Quindi purtroppo è così, me ne freghismo assoluto. Beh, basta parlare di queste cose qua, perché sennò poi ci arrabbiamo. Bene. Io continuo a sentire odore di tipo sugo così, ma mi sa che non è il mio. Mi sa che arriva da qualche altra parte. Non lo so, per oggi ci siamo fatti, ha fatto lei un bel sugo con i pomodori, diciamo freschi, non ossidi, perché ancora vedete che non c'è niente. E è fatto buona cosa che hai messo il sedano dell'orto e L'aglio l'aglio dell'orto e i insieme ai pomodori pomodori comprati e basta. comprati. Cipolla o cosa, non ci hai messo No, perché niente, da ok. tanto c'è un bell'aglio E intero. poi l'hai frullato tutto insieme come ti Sì, avevano sì. consigliato tanti. Oh, Sì, era è buono. buono. Peccato che i pomodori ancora servono di poco. Cioè, vanno bene per Niente, stavano l'insalata, niente, niente. però per il sugo ancora non sono tanto gustosi. Però meglio che niente. Mi Era buona. Va mancano tanto. Davvero non vedo l'ora di avere un pezzo di terra e farmi l'orto perché mi manca davvero tanto peccato che mangiare cose buone. quel pezzo lì di terra è praticamente inaccessibile. E non è solo inaccessibile Scusate, il sole mi fa solo starnutire. inaccessibile per me, ma anche per lei. Anche lei fatica ad arrivare. Yeah. All'inizio c'è stata una frana e ci hanno detto È di che noi, sassi no. Dobbiamo pulirci le spese nostre o dividere con chi ha il terreno lì. C'è solo uno che ci va ogni tanto. Ma... E Ma è prima di noi, quindi sai che cacchio gliene frega. poi c'è da dire che comunque c'è un bel pezzo da pulire con ortiche che sono alberi, non sono piante di ortiche, ma alberi. Ci abbiamo provato, perché se non mi sbaglio abbiamo fatto un video in passato, uno Sì, uno shorts. shorts. Con lei col decespugliatore ancora quando funzionava. Cioè, siamo stati lì un paio d'ore, Sì, sono andati un abbiamo po' di pulito giorni, ma un quanto? paio di 3 metri metri, della forse. strada, neanche del terreno. Il terreno non ci sono riuscita a entrare io in un micro angolino, ero tipo così, e ero proprio in bilico su una pietra ed era tutto un pantano, non so perché, molto probabilmente c'era dell'acqua che sgorgava da qualche parte. Alla fine ho detto, senti, io non ce la faccio più, ero devastata, avevo dolori È ancora acceso? dappertutto. Sì. Alla fine abbiamo detto, vabbè, niente,
vedremo di trovare un altro pezzo di terra più accessibile e con l'acqua, perché E quello non infatti aveva abbiamo l'acqua. fatto adesso qua, l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo fatto questa sorta di vasca per metterci la terra, si sta recando il sasso, per metterci un po' di pomodori. Quest'anno poi ci metteremo, li compreremo. L'anno scorso l'abbiamo fatta, l'ha fatta mia mamma, le piantine. Quest'anno compreremo 2 piantine di pomodori, 2 piantine di, che so, melanzana, non so, quello che ci sta, zucchine magari, e basta. Quest'anno faremo così. 2 anni fa abbiamo avuto un orto qui, avevamo solamente i vasi e questo quadrato piccolino mio, ma c'era venuta una quantità di roba pazzesca. Mangiamo tutti i giorni fiori di zucca nella Sì. pasta, impastellati, fritti. Raccogliamo sempre, quando ne raccogliamo pochi, 4-5, E tutti i avevamo giorni. tante zucchine, avevamo tantissimo basilico. Però era stato molto molto caldo e quindi tutti i semi che avevamo messo, tutto da semi e niente da piantine, era venuto bene, anche i peperoni erano venuti e invece poi già l'anno I scorso peperoni però avevano niente. prodotto solamente, mi sembra, 2 peperoni piccoli così. Vabbè, però qualcosa è venuto, le piante sono venute, invece poi basta. L'anguria anche era venuta, era rimasta Era piccolina, buona, però l'avrei mangiata, era era buonissima. buona. E invece poi niente, perché il problema è che quell'anno lì era bello soleggiato sempre, c'era caldo e quindi le piante sono spuntate. Questi anni sta facendo freddo, piove sempre, quindi le piante non ce la fanno, fanno molta Ma anche fatica. le fave che abbiamo messo, c'è stato subito un attimino un po' di freddo. Abbiamo messo, tanto vengono. È uscito il caldo, sono cominciato a uscire, poi è Sì, venuto di nuovo il si freddo. sono bloccate. Sono bloccate, poi stavano riprendendo, che è uscito di nuovo il caldo. Stavano prendendo, boom, di nuovo gelo. Faccio fare così, infatti sono lì piccoli, cioè. Dovevamo No, già beh, mettere le piante grosse, ok, diciamo però. che per come sono, che hanno fatto già tanti fiori e da lì nasceranno le 2 anni fave, fa le abbiamo mangiate le fave sì, nostre. dovrebbero essere molto più grandi in realtà le piante, sono rimaste un po' piccole, però è normale, se il freddo gli ha bloccato la crescita. Il problema è Eh sì. che quando arriva tanto caldo, quando non dovrebbe, e poi ritorna il freddo, e le piante patiscono. Poi vabbè, noi ancora non abbiamo riempito tutto di terra lì, perché in teoria il nostro progetto era riempirlo fino all'orlo. Eh sì, è Però ci abbiamo messo dentro un bel po' di sale, una 30 decina di euro, sale. 30 euro di terra, neanche della più buona. 30 euro ed è la metà neanche. Cioè E ci noi qua vorrebbero. non abbiamo terra dove possiamo prenderla, non abbiamo. Qua è Anche tutto perché quella del cemento. bosco è un No, casino, è non tutta si riesce. A secca, parte secca, neanche si secca. può fare sta No. roba. Però è brutto. Oggi non ci sono neanche le nuvole, c'è qualcosa di Sì, là, ma. qualcosina di lì. Invece ieri, l'altro ieri, appena mi levavo la maglia, arrivava le nuvole e faceva freddo. Poi di nuovo me la rimettevo e tornava il sole e faceva Cookie a caldo. caldo, caldo, perché Sì, se ne Cookie, sta vai dentro andando. se vuoi andare dentro, No, Cookie deve stare dove stiamo noi, non è inutile. eh. Cioè, i nostri cani devono stare dove stiamo noi. Mi ricordo quando, ti ricordi quando abbiamo portato Eddie per la prima volta al parco vicino a Sì, casa? al parco, l'area L'abbiamo cani portato recintata. apposta, così si svaga, perché era sempre irrequieto, sempre così, voleva sfogarsi. Abbiamo parlato lì, ci siamo seduti, l'abbiamo liberato, lui ci guarda e si mette sotto la panchina della Manoia. Ma vai a giocare, lui ti guarda. Alla fine lei è dovuta andare lì a far finta di correre un pochettino, allora sì. Se no lui stava seduto. Una cosa Poverino, una incredibile. volta eravamo sempre in quell'area cani, è arrivato un signore con un pitbull gigante e l'ha liberato, no? Beh, non abbiamo avuto paura perché era un cucciolo, di solito con i cuccioli vanno d'accordo, non è un problema, infatti non è stato un problema. Solo che questo pitbull era molto irruento, Eddie era ancora piccolino, l'ha travolto, Travolto. gli ha fatto anche male, gli ha fatto spezzare un'unghia e allora ce ne siamo dovuti andare per forza. Che tra l'altro tu avevi preso in braccio Eddie perché, per portarlo via. Ricordi che ti era saltato addosso, ti aveva graffiato tutta la schiena. E il padrone mica se lo teneva a farci uscire, diceva. Cioè, non è che ha detto tipo, aspettate un attimo che lo tengo così uscite tranquilli, no? Aveva anche travolto la cagnolina di tuo cugino, che avevamo incontrato tuo cugino quel giorno. E aveva fatto male anche a lei. Cioè, poverino, non ce l'abbiamo col cane, eh. È così. Però almeno nel momento in cui dobbiamo uscire, tienilo un attimo, così almeno Diciamo che sono usciamo. meglio cani così, che sono irruenti ma giocherelloni, Sì. piuttosto che quelli solo perché entrano e vogliono mordere tutti. Però, Vuole anche da parte dei padroni un pochino di educazione. per come ha travolto Eddie, avesse travolto Cookie da cucciolo, gli avrebbe Dovrebbe rotto qualcuno, no, ammazzare. ammazzato no, ma gli avrebbe rotto magari una zampa. Perché mica, si è sentito il tac, botta secca, e Eddie poi cai cai, perché lì è che zoppicava un Sì, pochettino. per fortuna aveva rotto l'unghia laterale, niente di grave, però.
così piccolino è comunque un rischio, era ancora un cucciolo, è un Non mi ricordo quanti mesi peccato, avevo. era più, non aveva neanche un anno. Oggi, guardando sul telefonino, perché il nostro telefono, il mio telefonino mi consiglia, mi fa vedere i ricordi. Ci vedo le foto di quando era piccolino, Aspetta che tutto. c'è un ramo lì con la spina messa per così, Ok, guardalo. sì, l'ho visto, ho visto. Se lo becco sotto la zampa si fanno male. Mettilo sopra il tavolo per adesso. Tanto Questi sono poi. i rami che ha tagliato lui e che ha buttato tutto Ma quanto perché giù. quest'albero qua ce l'ha, c'ha Ma i perché rami? non Cos'è si più fa la a acacia? caccia? Non si fa così. Io già pensavo, lasciando il ramo, mi pigliavo qualche fiorellino, mi facevo le Ancora frittelline. non li stava facendo i fiori. Ce l'ha tagliata prima. Vabbè, riprendiamo, ce ne tanti in giro. Sì, però eravamo qua sotto in casa Lo praticamente, so. era più comodo, Lo so. no? Quest'anno proverò anche a fare le frittelline con i fiori di Sambuco. Ho visto che tanti le fanno, lo dicono, sono buonissime. Noi abbiamo fatto qualche 2 anni fa, 3 anni fa. 2 anni fa, lo C'è il sciroppo. video C'è il su. video, andate indietro a guardare i primi video, che ci sono tanti vlog che sono un sacco carini. Andate a riguardarli. E poi i vlog da quando io ho cominciato a stare così non abbiamo più fatti perché sarebbero solo vlog casalinghi. No, per quello che ho iniziato a fare io, però quelli che abbiamo fatto erano molto belli. E anche un'altra notizia: anche lei è riuscita ad attivare la monetizzazione con il suo secondo canale di Uncinetto. Sì. Un Yeah! Stasera si festeggia con un fake mojito. pochino. Sì, ma è Non ce l'abbiamo assurdo, ci ho l'alcol. messo 6 mesi. Vabbè. Meglio, no, vuol dire che comunque le cose che fai lì piacciono. Sono gelosa di me stessa. Si può essere gelosi di se stessi. Vabbè. Comunque devo andare dall'oculista. Perché Vai. secondo me devo cambiare anche le lenti, perché secondo me sono rovinate le lenti. Ma poi non vedo tanto bene, devo sempre strizzare gli occhi. Sai cosa ci vorrebbe qui in questo giardino? Una bella piscina. Sì, L'avevo presa la piscina a 1 euro. ho capito, ma era grande così. Io non l'ho mai messo video, ma c'è lei che è seduta nella, avevo preso la piscina per i cani, ma non quella apposta per i cani, ho preso una da 1 euro, tanto la spaccano, giusto che si vanno a bagnare le zampe, gli lanci la pena dentro. Gliel'ho messa, gonfiata, messa per terra, abbiamo messo l'acqua che abbiamo riempita con l'innaffiatoio, perché non abbiamo l'attacco fuori. Invece di lanciare i cani, cioè, si è messa lei così, I cani non ci andavano, ci ho si è giocato messa in io. costume, si è messa lei dentro. Ci stavo solo a sedere. Vabbè, mi sono divertita lo stesso. Vedete, io non ho una moglie adulta, cioè una moglie bambina io ho, cioè, detta così è brutta, perché è brutta, Sono però maggiorenne, lo giuro. è maggiorenne, ha più di 18 anni, possiamo Ne ho il garantirlo. doppio. Se volete controllare venite qua e vi faccio vedere il documento. Però è come io quando vedo un gioco manageriale di calcio, divento, ci sono ore No, ma così, sai perché? semplicemente. Io quando ero piccola, a parte che sono sempre stata fan di Peter Pan, e quindi vabbè, già è qualcosa, però io quando ero piccola vedevo gli adulti essere estremamente seriosi, vedevo che non si divertivano mai, erano sempre arrabbiati, sempre così, no? Cioè, minchia, ma che brutto, no? Io così non ci voglio diventare. Erano anche dei guastafeste, proprio quando eri nel pieno del divertimento, loro, ok, basta. Dicevo, no, così non voglio essere. Io ho promesso a me stessa che non sarei mai diventata così e che avrei mantenuto il mio lato infantile, e così ho Ma fatto. secondo me, cioè, ci vuole sempre in tutto, sempre un po' di senso logico nel fare le cose, ok? Però, oh, mosca via. Però penso che comunque mantenere un lato infantile, no? E non vuol dire magari andare in giro col pannolone così tanto per dire, poi vabbè, se ti piace, fallo, chi se ne frega. Io lo faccio tutti i mesi. Ma no, tu pannolino, non pannolone. Però vabbè, non vai in giro con il Pampers. Però chi se ne frega questo, se uno piace lo fa. Però secondo me è bello perché ti mantiene anche sana la mente, forse. Perché te essere troppo seriosi, troppo, cioè ti fa invecchiare ancora di più. Infatti io, guardate quanti capelli che oggi ieri mi sono tolto la barba. Ieri quando mi sono tolto la barba arrivo in camera, c'era un marito sotto quella barba lunga e brutta. No, ho detto solo sotto quella barba. Ma Lunga e brutta l'hai aggiunto tu. mentalmente,
L'hai è pensato, vero. mentalmente l'hai pensato, perché tu a No. te non piace quella barba. No, co così che ce n'è un vero sì, ma quando è troppo disordinata Oggi no. quasi quasi mi taglio anche i capelli, mi faccio i capelli, mi danno fastidio i capelli. È un periodo che mi danno fastidio i capelli. Quando ho i capelli che crescono un po', non li sopporto. Anche Tagliali. questo inverno. Mi sono trovato da Dio con i capelli rasati a zero, perché stavo da Dio, avevo solo la brutta cosa, quando mettevo la maglietta si bloccava lì, rimanevo, aiuto! E lei intanto mi tirava giù la maglietta perché rimanevo bloccato, perché non scivolava. Dovrò mettere un po' di lucido. Però mi trovavo bene. E quasi quasi dopo, adesso che vado dentro, mi rapo. Vabbè. Fateci sapere se vi piacciono questi video, chiacchiere dal giardino, così ne Potrebbe facciamo altri, essere, una nuova se vi rubrica piace, potrebbe estiva. essere una nuova rubrica. Soprattutto rubrica. Sono rubrica. Quando farà caldo vi faremo la sera, perché altrimenti di giorno qua non si può stare. No, no. E magari si potrebbe anche fare facendo così, magari si riesca a fare il tavolino, perché voglio fare il tavolino poi per il giardino e anche una scrivania per dentro, no? Soprattutto per il giardino, si potrebbe fare che siamo fuori, magari una volta ci facciamo una grigliatina, siamo Come fuori a abbiamo fatto l'anno mangiare. scorso, secondo me viene qualcosa di molto carino e rilassante. Come se facessimo una grigliata tutti quanti assieme. Sì. Vabbè, ora noi comunque vi ringraziamo comunque per aver visto il video. È stato un video un po' così, un po' senza senso, come quasi tutti i nostri video chiacchiericci, che però sono quelli che piacciono di più. Benvenga. Noi detto ciò, vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e peace and Ciao. love, fratelli e sorelle.